Amici sportivi, il cordiale saluto vi giunge dallo stadio Libero Liberati per la gara di ritorno della semifinale di playoff tra Ternana e Fermana. Come ricorderete, all'andata ad Ancona la Fermana riuscì a battere la formazione rossoverde per 2-0. Ternana che con l'intento appunto di ribaltare il risultato scende al cospetto di un Liberati veramente da commozione. Tantissimi gli sportivi, nonostante il risultato negativo della scorsa settimana, coreografie veramente degne dell'evento e degne, speriamo, anche di una prova positiva e maiuscola per quanto riguarda la formazione di Pierini. Presenti quindi non meno di 6-7 mila persone al Libero Liberati per questo incontro che è diretto dal signor Gregorone di Napoli, che sarà coadiuvato dai signori Ficocello di Albano Laziale e Ricci di Ostia. Ma vediamo subito le formazioni. Per la Ternana in campo Musarra, Marzano, Orsini, Cuccu, Gianmaria, Onorato, Clementini, Baldari, Costa, Borrello e Maurizi. In panchina con Pierini il secondo portiere Tommasi, Ferri, Gazzani, Silvestri e Giovannini. Per la Fermana invece giocheranno Soviero, Lauretti, Moscetta, Di Fabio, Pennacchietti, Turcheschi, Di Matteo, Scoponi, Protti, Vessella, Mazzuzzi. In panchina con l'allenatore Marco Alessandrini, Bertaccini, Bettella, Furiani, Corsi e Lunerti. Ternana nella tradizionale casacca a strisce verticali rossoverdi, mentre la Fermana si ripropone con la maglia completamente, con la tenuta completamente blu con bordi gialli. Tutto è pronto per l'inizio della partita, sarà la formazione di Pierini a muovere il calcio d'avvio. Costa e Maurizi pronti a battere. La Ternana presenta, come avrete sentito dalla formazione, alcune novità. Non c'è infatti né Maranzano a centrocampo, sostituito da Cuccu, e non c'è neanche Nanni Pieri, il cui posto viene preso da Gianmaria. È in campo anche Clementini con la maglia numero 7, che non era presente ancora. Ternana che cerca subito di venire in avanti, ma c'è stato il rinvio da parte di Moscetta. Onorato tocca questo pallone all'indietro per Francesco Musarra, e non si intendono Musarra e Onorato, il pallone quindi termina fuori per la rimessa in gioco della Fermana, che usufruisce quindi di questo pallone in zona d'attacco. È il numero 10 Vessella che manda in avanti, chiude però Baldari. Clementini va in dribbling, viene però fermato dall'intervento di Scoponi, poi c'è il fallo di Baldari e danni di Vessella, e quindi calcio di punizione comandato dal signor Gregoroni di Napoli. Punizione che sta per essere battuta da Moscetta in combinazione con Vessella. Gioco fermo e Vessella che manda dentro per Mazzuzzi, che controlla male, palla sul fondo e rimessa quindi per la Ternana. Battute d'avvio della partita che denotano un certo nervosismo nelle due squadre. Prima un pallone perso da Musarra Onorato, e ora Mazzuzzi non ha controllato al meglio un suggerimento in profondità nell'area di rigore rossoverde. Costa va a saltare e poi Maurizi che cerca di smistare il pallone verso Borrello. Come detto, Pierini rinuncia a un difensore in questa partita. Intanto Borrello da dentro per Maurizi. Maurizi deve uscire però dall'area di rigore, mette il cross, Clementini è fuori. Clementini fuori di poco. E prima azione gol per la Ternana. Prima azione gol per la Ternana, ancora originata da un cross di Maurizi, il pallone troppo alto per Costa e Clementini è andato in acrobazia di testa a colpire. Era libero Clementini, ma ha spedito il pallone alto. Quindi occasione gol al secondo minuto per la Ternana, che ancora attacca con Costa, riesce a dare al numero 4 Cuccu. Pallone dentro e Costa viene anticipato sul cross di Borrello. Intanto la sfera termina fuori. C'era stato un fallo su Cuccu, ha fatto proseguire il direttore di gara. Intanto ancora questo pallone che viene indirizzato verso la porta di Soviero.
senza problemi. E dicevamo ancora del colpo di testa di Clementini di poco alto al secondo minuto. Bellissima l'azione di Maurizi che si è liberato sul settore di sinistra. Ternana subito aggressiva, come impone ovviamente la situazione di svantaggio maturata nella partita di andata. Maurizi va a terra, fa proseguire il direttore di gara e Gianmaria poi appoggia all'indietro per Musarra. Rispetto alla partita d'andata non c'è neanche Silvestri che è in panchina, come dicevamo, con l'inserimento di Gianmaria dal primo minuto. Intanto Baldari da Borrello, indietro per Marzan, Clementini può dare dentro, non riesce, la deviazione verso Costa, poi ancora è Vessella a manovrare, palla sul sinistro, su di lui Maurizi, poi la fermana con Protti, il capitano della formazione giallo-blu, che mette in piedi una sceneggiata nei riguardi di Baldari. E vediamo il direttore di gara che chiama se Protti e Baldari, mentre Protti si becca adesso con Borrello. E vediamo che il signor Gregoroni redarguisce verbalmente i due giocatori, clima elettrico ovviamente per questa importantissima partita. Battute d'avvio, siamo al quarto, 0-0 il punteggio e la Ternana è andata vicinissima al gol dopo poco meno di due minuti. Intanto c'è un pallone che sta per essere calciato da Vessella. Pallone che è andato fuori, c'è la rimessa per la fermana, va a battere Vessella, Mazzuzzi, ancora Mazzuzzi in possesso del pallone, è attaccato da Gianmaria, Mazzuzzi l'ha portato fuori il pallone, quindi la rimessa in favore della Ternana. Gianmaria lancia lungo verso Clementini che riesce a toccare di testa ma recupera Di Fabio, il pallone sul settore di destra per Lauretti, il cross, attenzione, palla messa fuori, poi Clementini ancora riesce a toccare indietro, spazza Marzan, Costa viene anticipato però purtroppo nello stacco di testa, va a recuperare Cuccu, poi tocca ancora Mazzuzzi per la rimessa laterale della Ternana. Onorato, lancio di sinistro a centrocampo, Costa, poi Cuccu, Marzan, Baldari, Clementini, la finta, poi cerca di andare via al numero 6 Turcheschi e poi il pallone verso Protti con sfera che termina fuori. Rimessa in gioco per la Ternana, Marzan all'indietro per Musarra, il rilancio di Musarra, Clementini di testa, riesce a servire Maurizi, ancora per Clementini, Borrello, molto bene Borrello, Borrello su di lui, Di Fabio cerca il passaggio su Maurizi, Di Fabio riesce in qualche modo a recuperare la sfera, poi Maurizi commette fallo sul centrocampista della squadra di Alessandrini, punizione per la fermana. Intanto Moscetta va a calciare, Mazzuzzi tra Onorato e Gianmaria non riesce a recuperare la sfera, mentre il clima è veramente elettrico, Mazzuzzi va a spingere Onorato, intanto Costa viene fermato ma recupera Borrello, palleggio aereo, poi Turcheschi riesce a dare a Vessella, su di lui c'è Cuccu, Protti, il tacco di Protti, Clementini riesce a allungare su Baldari, Borrello può accelerare la Ternana, Marzan, Maurizi è libero in mezzo, il pallone è troppo lungo e può recuperare.
Ottavo del primo tempo, 0-0, tensione che si taglia con un coltello al Liberati. Tra Ternana e Fermana c'è in ballo l'accesso alla finalissima dei play-off per la promozione in C1. E ricordiamo Ternana vicinissima al gol, al secondo minuto con Clementini, quando di testa ha spedito il pallone alto da buona posizione su cross di Morizzi. Intanto Mazzuzzi cerca di far proseguire un compagno di Matteo, il cross basso, recupera quindi Onorato, il lancio è verso Costa e viene fermato però da Pennacchietti. Mazzuzzi, di Matteo, poi di Fabio, su di lui Cuccu, tocca per ultimo il mediano rossoverde, quindi c'è rimessa laterale per la Fermana. Va la rimessa in gioco Lauretti. Lauretti con le mani in avanti per il numero 11 Mazzuzzi, palla fuori, la rimessa è per la Ternana. Onorato, Baldari. Poi c'è questo lancio verso Costa, lo ferma Pennacchietti. Lauretti, interviene Cuccu, il fallo su Di Fabio, punizione ancora per la Fermana. Di Fabio, Mazzuzzi controlla male, recupera quindi Cuccu. Baldari, passaggio su Marzan, ancora Marzan per Baldari, all'indietro per Gianmaria che cerca di lanciare Maurizzi, fermato però da Turcheschi. Moscetta, Vessella, pressing della Ternana, Clementini e Baldari, poi Gianmaria dalla parte opposta, Marzan di testa riesce a dare all'indietro a Onorato, recupera bene il pallone la Ternana. Orsini sulla sinistra, adesso chiamato all'azione, il lancio verso Maurizzi che però viene fermato, però subentra Borrello, posizione di ala sinistra, il capitano rossoverde va al cross, c'è una deviazione, dovrebbe essere rimessa dal fondo, pensavamo in un calcio d'angolo, invece c'è la rimessa dal fondo per la Fermana. Undicesimo del primo tempo, 0-0, il rilancio di Soviero, la spinta di Mazzuzzi a Onorato, calcio di punizione quindi per la Ternana. Batte Onorato e poi c'è questo lancio di Orsini, Costa, il cross e rinvia la difesa della Fermana. Ancora Di Matteo, adesso subisce fallo Di Matteo. Calcio di punizione ancora per i marchigiani. Ternana aggressiva, deve cercare di recuperare palla. Di Fabio, Orsini, ancora Orsini, Baldari, Cuccu, Onorato, ma anche la Fermana non concede spazi alla formazione rossoverde, è difficile quindi articolare la manovra. Servito Musarra, Gianmaria, Marzan, qualche rischio di troppo per Musarra, poi Gianmaria rilancia per Borrello che non aggancia bene, viene fermato da Di Fabio, Di Matteo, poi Scoponi, Vessella, Protti, Marzan interviene da dietro e c'è punizione, anche ammonizione per il terzino rossoverde. Primo cartellino della partita al quindicesimo del primo tempo, ammonizione per Marzan, gioco falloso, primo ammonito della partita. Gioco ripreso con Turcheschi che allarga sul settore di destra per Lauretti, Di Matteo,
cerca di anticipare Orsini, si trova l'ostacolo davanti, lo travolge, punizione per la Fermana. Vessella ancora il pallone che però viene recuperato da Clementini, sbaglia rilancio Clementini, rimessa in gioco di Moscetta e recupera ancora Clementini la sfera, Maurizi, Costa, Clementini verso l'area di rigore avversaria, una finta, sbilancia l'avversario, ancora Clementini, non riesce a entrare in area, ma c'è Cuccu sul pallone, ancora Cuccu cerca la percussione, si prepara per il cross, c'è la deviazione, ma viene comandata, vediamo, viene comandato il calcio d'angolo per la formazione rosso-verde. Avevamo temuto in un primo momento che si trattasse di rimessa dal fondo. Va a battere Borrello, palla sul sinistro, palla in mezzo, mette fuori però Di Fabio, poi Protti con l'esterno del piede manda direttamente in fallo laterale Marzan. Borrello, Clementini, poi Cuccu può dare a Orsini sul settore sinistro, Orsini tenta di prima il passaggio in area e poi cerca di recuperare il pallone, ma lo colpisce quando questo ha superato la linea bianca. Rimessa dal fondo in favore della Fermana, sempre punteggio di 0-0. Sedicesimo del primo tempo e Gianmaria riesce a mettere una pezza sul rimbalzo che stava per favorire Protti. C'è un rilancio intanto per Maurizi, viene aggirato però da Lauretti, è a terra intanto un giocatore della Fermana, si tratta di Mazzuzzi. Continua la Fermana con Lauretti, fermato però da Onorato, si continua a giocare, Turcheschi, Di Fabio ridà ancora all'indietro per il proprio portiere, Soviero, sta per essere attaccato da Borrello e rilancia poi il pallone in fallo laterale, non sappiamo se per consentire i soccorsi a Mazzuzzi o per qualche altro problema. Sanitari, anche a Barella in campo al 19° del primo tempo, 0-0 il punteggio. Molta la tensione in campo, finora un ammonito, ricordiamo Marzan, una buona occasione capitata alla Ternana con Clementini su cross di Maurizi, il colpo di testa del tornante rossoverde è terminato alto, Clementini ha battuto da posizione favorevolissima, peccato, comunque una Ternana che cerca in qualche modo di avvicinarsi all'area della Fermana. Maurizi intanto restituisce il pallone alla squadra marchigiana. Di Fabio, Onorato, sfiora Cuccu e serve Borrello, peccato però non ci arriva Clementini, mentre Vessella salta Baldari, ancora Vessella, elemento molto pericoloso, Di Matteo, passaggio è su Protti ancora entra in area e Gianmaria lo ferma, il tentativo di Protti passato in mezzo a due rossoverdi. Intanto c'è rimessa in gioco per la Ternana, grande tifo sugli spalti mentre rientra Mazzuzzi e Onorato va al rilancio,
colpo di testa di Scoponi che gioca in copertura su Borrello, Di Fabio e parte bene Cuccu. Cuccu può mettere questo pallone per Clementini, si allarga però la Ternana, Clementini ancora dentro d'esterno per Costa, tenta il tiro Costa da posizione troppo angolata, il pallone va sul fondo, palla sul fondo al ventunesimo dopo una bella azione della Ternana, avrebbe fatto meglio, crediamo, Costa a rimettere il pallone in mezzo per Maurizi. Intanto Gianmaria anticipa bene Mazzuzzi, Di Fabio, Cuccu cerca di saltare Lauretti che gli mette il pallone in fallo laterale. Cuccu, la spinta del giocatore con la maglia numero 4, Baldari all'indietro per Clementini, Gianmaria verso Costa, c'è l'anticipo di Pennacchietti e riparte questa volta sul versante sinistro Vessella dando a Protti, lo ferma Gianmaria, ancora Vessella, su di lui Clementini, va a terra Vessella, calcio di punizione, fallo di Clementini. Intanto c'è rimessa in gioco per la Ternana, ha sprecato questa opportunità la formazione di Alessandrini. Clementini rimette per Baldari, Marzan, Clementini ancora, è libero e riceve nel cerchio di centrocampo Cuccu che poi da Maurizi, apre bene Maurizi su Orsini, chiede ancora palla che invece viene data a Borrello al limite, nugolo di avversari su di lui, si libera della palla Borrello per Orsini, il tentativo di cross, palla ribattuta in fallo laterale, Orsini all'indietro per Cuccu, può mettere dentro per Costa che cerca di girarsi ma viene fermato da Turcheschi. Marzan, il lancio di Marzan troppo lungo per Clementini, c'è quindi rimessa in favore della Fermana. Soviero ha già battuto, Pennacchietti, poi Turcheschi, Clementini, Marzan all'indietro, Marzan per Maurizi, poi Baldari riesce a dare a Borrello, Orsini sul settore di sinistra, tocco indietro per Cuccu, poi Baldari, Clementini libero sulla destra, fa girare bene la palla alla Ternana ma Clementini si fa sfuggire il pallone, Vessella, c'è il fallo di Baldari, calcio di punizione quindi per la formazione di Alessandrini con Moscetta che si prepara a calciare. Marzan alza un pallone a campanile, colpo di testa di Clementini che riesce a dare a Borrello, Borrello si libera di un avversario, c'è stato un fallo su Borrello, l'arbitro ha fatto proseguire, Vessella indietro per Scoponi, ancora Scoponi per Di Fabio, attenzione il tiro di Fabio fuori, non si è accorto che arrivava Lauretti sul settore di destra. Ternana che manovra con Baldari, siamo al 24esimo del primo tempo, sempre 0-0, Clementini per Marzan, va al traversone basso, mette fuori Di Fabio, poi Vessella dopo il tocco di Clementini, ancora Vessella, ma recupera Marzan, palla troppo alta per Clementini, fallo di Clementini su Vessella. Calcio di punizione quindi ancora per la squadra ospite,
che ricordiamo parte dal vantaggio di 2-0 acquisito allo stadio del Conaro di Ancona. Marzano intanto tocca indietro per Onorato. Baldari per Orsini, poi ancora Onorato, Gianmaria, Marzan, Clementini, Baldari, tocca di Fabio, Maurizi, e il direttore di gara sorvola un po' troppo sulle azioni difensive piuttosto robuste da parte della Fermana. Cucu intanto recupera molto bene il pallone, Borrello di prima verso Costa, è in vantaggio Pennacchietti che dà indietro per Soviero. E a nostro avviso c'era un fallo piuttosto netto ai danni di Maurizi. Intanto Onorato ingaggia un duello con Mazzuzzi. Questa volta il fallo viene assegnato alla Fermana. Non ci sembra adottare lo stesso metro il signor Gregoroni. Adesso concede una punizione in zona difensiva della Ternana. Clementini, attaccato da Protti. E poi vediamo sull'attacco di Protti il fallo di Clementini. Calcio di punizione per la Fermana. Punizione per la Fermana quindi. Con Vessella che tocca corto su Protti. Ancora Vessella. Palla fuori. Marzan all'indietro per Musarra. Viene attaccato da Mazzuzzi. Mazzuzzi che è andato su Musarra. E vediamo il direttore di gara che ha qualche cosa da dire a Musarra. Va al rinvio intanto Onorato. Ci avviciniamo alla prima mezz'ora della partita. C'è un colpo di testa di Moscetta, la rimessa in gioco è per la Ternana. Clementini, Marzan, Baldari, va in mezzo Cucu, c'è una respinta, poi Borrello che tocca corto. Borrello ancora, Maurizi e Di Fabio. E c'è l'ammonizione addirittura adesso per Maurizi. 28esimo del primo tempo. Ammonito anche Maurizi. A terra Di Fabio che naturalmente consente alla propria squadra di tirare un po' il fiato. Cioè calcio di punizione per la Fermana, battuto Clementini, riesce a dare a Borrello, può ripartire la Ternana, Borrello per Maurizi, deve uscire Soviero. È tempestiva l'uscita di Soviero che ha visto il pericolo ed è uscito dai pali, anticipando Maurizi. Gianmaria rilancia sulla tre quarti della Fermana e recupera Soviero ancora senza problemi. Lauretti, Onorato, Maurizi,
riesce a toccare a Cuccu, poi però c'è il ritorno da parte di Scoponi, c'è questo lancio adesso per Mazzuzzi, lotta con Onorato. Onorato protesta per una spinta da parte di Mazzuzzi. C'è rimessa in gioco per la Fermana. Lauretti, la respinta di Orsini, di Fabio, palla che rimbalza pericolosamente prima dell'area di rigore della Ternana, interviene Onorato, poi spazza Cuccu, uno contro uno Costa e Moscetta, Maurizi, Maurizi è solo, Maurizi è fuori il tiro di Maurizi. È fuori il tiro di Maurizi, grossissima occasione per la Ternana mentre i giocatori marchigiani protestano per un presunto fallo di Costa. Maurizi solo davanti a Soviero, fuori. Palla fuori, peccato. Mentre anche Alessandrini protesta nei confronti del guardalinea. Vibrata protesta da parte dei giocatori della formazione marchigiana per un presunto intervento con la mano da parte di Costa, mentre esce dal campo per infortunio un giocatore appunto della squadra marchigiana. Soviero va al rilancio, grossissima occasione per Maurizio che fa il paio con quella al secondo minuto di Clementini. Marzano intanto di testa, riesce a dare a Costa, Fermana in 10 uomini, Cuccu all'indietro per Gianmaria, mentre è pronto Scoponi a riprendere il suo posto. Marzan colpisce Protti, la palla termina fuori. Squadre con tutti gli effettivi in campo, il giocatore della Fermana ha ripreso il gioco. Si trattava di Pennacchietti, non di Scoponi. Tanto Onorato sbaglia, Cuccu, Mazzuzzi lancia il pallone e Mazzuzzi che ha accentuato la caduta se l'è cavata, non è stato neanche ammonito dal direttore di gara. Tanto Baldari da Borrello, Baldari, Clementini, Moscetta va a terra, lo sbilancia Clementini, il cross, Costa, Maurizi, mischia ancora in area e poi Cuccu, va al tiro, parata di Soviero, parata di Soviero, grandissima ancora palla gol per la Ternana al 32esimo. Maurizi para Soviero, poi c'è stata una respinta e poi ancora tiro di Cuccu parato vicinissima ancora al gol la Ternana. E Soviero è andato a prendere il pallone proprio vicino al palo, sull'angolino vicino al palo di destra sul tiro di Cuccu. Intanto Baldari ha dato a Borrello, Orsini posizione di ala sinistra, tenta il cross, c'è la ribattuta e quindi calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per la Ternana che ha avuto tre palle gol nitidissime al secondo, al trentesimo e al trentaduesimo. Borrello va a calciare di sinistro, a centro area c'è anche Gianmaria, palla arretrata, respinge di Fabio, poi Protti addirittura nella propria area di rigore, alza il pallone a campanile, Costa sfiora Gianmaria, poi da Baldari, Baldari dentro, ancora Costa, Borrello, il sinistro, la parata di Soviero, sinistro di Borrello con la Ternana che sta
martellando la porta di Soviero. Ancora una parata di Soviero. Ma va al recupero Orsini successivamente, dopo il rinvio del portiere La Fermana. Ed è quindi una Ternana che sta chiudendo nella propria tre quarti l'avversario. Gianmaria da Marzan. Baldari. Marzan. Pallone dentro verso Maurizi, la respinta è di Pennacchietti. Baldari. Poi Clementini. C'è un pallone che arriva dalle parti di Vessella. Vessella da Protti. E c'è il fallo di Borrello su Vessella. Punizione per la Fermana, che riesce dopo diversi minuti a rifare capolino nella metà campo dei rossoverdi. Vessella ha scambiato con Scoponi. Ancora Vessella, viene fermato da Clementini. C'è questo rilancio ancora di Turcheschi, fuori gioco di Protti. Marzan batte la punizione, tocca su Baldari. Cucu, Maurizi, poi Borrello che lancia verso Orsini. La lunga galoppata di Orsini che però non riesce nel tentativo di effettuare il cross. Viene anche richiamato Orsini. Era andato su di lui a chiudere, ci sembra, Turcheschi, no, o Pennacchietti. Pennacchietti che è andato a chiudere su Orsini. Intanto c'è questa punizione battuta da Lauretti. Cucu di testa, poi Maurizi e poi ancora Lauretti riesce a dare all'indietro per Soviero. Quasi 35 minuti di gioco nel primo tempo. Onorato, sempre 0-0, una Ternana che meriterebbe, a onor del vero, di chiudere il primo tempo con almeno una rete di vantaggio. Ha avuto 4 palle gol, 3 concentrate tra il 30esimo e il 33esimo, più quella di Clementini dopo appena 2 minuti dall'inizio della partita. Proprio Clementini in possesso di palla, da Acosta, c'è il fallo su Turcheschi, anche se stavolta non ci è sembrato che l'intervento del difensore fosse punibile con il calcio di punizione, ma il signor Gregoroni non ci sembra molto puntuale e attento sulla valutazione dei falli. Borrello da Baldari, chiede palla a Cucu. Costa viene fermato, poi Mazzuzzi rimanda nella metà campo della Ternana dove non c'è nessuno della propria squadra. Gianmaria può dare a Marzan. Il lancio di Marzan verso Costa, in anticipo però Pennacchietti che spedisce direttamente in fallo laterale. Rimessa che sta per essere effettuata da Marzan verso Borrello, che recupera la sfera. Ancora Borrello fermato, però c'è Baldari che può dare a Onorato. Orsini, attenzione, Di Matteo ha recuperato il pallone, poi Mazzuzzi, ma ancora Orsini che riesce ad arpionare la sfera, la dà Onorato. Baldari, Marzan, chiede palla a Maurizi a centro, Clementini, il tocco con Maurizi che si stava girando. 3-0 il conto dei corner in favore della Ternana. 0-0 però sempre il punteggio. Borrello ancora dalla bandierina alla destra di Soviero. Costa va sul primo palo, non ci arriva Protti. Marzan, e il tiro è ribattuto
Attenzione al fuorigioco, intanto Onorato cerca ancora Borrello, ma viene fermato da Lauretti che aveva intuito tutto. Protti, Baldari su di lui, rimessa in gioco per la Fermana con Protti che fa cenno ai suoi di spostarsi in avanti e in questi ultimi minuti ha dovuto arretrare di molto il baricentro la Fermana. Sempre 0-0, due reti da rimontare per la squadra di Pierini e Mazzuzzi va a guadagnarsi questo calcio di punizione, il fallo di Onorato, calcio di punizione per la squadra di Alessandrini. E torna dopo diversi minuti ad affacciarsi vicino ai 16 metri della Ternana, la Fermana. Deve retrocedere tutta la squadra rosso-verde. C'è questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Scoponi. Il pallone poi è stato deviato in calcio d'angolo da un rosso-verde. Primo calcio d'angolo per la Fermana, tre ne ha battuti la Ternana. Ancora Vessella, anticipato Mazzuzzi, Borrello mette fuori per Cuccu che salta di Fabio. Ancora Borrello, può partire il contropiede, Borrello lancia su Maurizzi. Maurizzi può dare a Borrello, 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 gol! Gol di Borrello, Ternana in vantaggio al 42esimo del primo tempo, Ternana 1, Fermana 0, Borrello, azione di contropiede orchestrata dallo stesso Borrello e poi proseguita da Maurizzi e Borrello ha messo dentro il pallone. Ternana in vantaggio per una rete a zero mentre c'è un giocatore rosso-verde a terra. Ternana 1, Fermana 0. Grande azione di Borrello. Anche il presidente Fedeli va a stringere la mano al capitano rossoverde. 1-0 il punteggio. Mentre Cuccu che esce dal terreno di gioco, c'è stato probabilmente un colpo proibito rimediato dal mediano della Ternana. Cuccu è pronto a rientrare, c'è il fallo di Gianmaria, ammonito verbalmente dal direttore di gara. Sale alle stelle il tifo. Rientra Cuccu, la Ternana in vantaggio per una rete a zero e con un altro gol sarebbe in finalissima. Va a battere Vessella. Clementini verso Maurizzi, può ripartire Borrello, c'è Costa che cerca di liberarsi, palla dentro per Costa. In area, cerca di girarsi, ancora Costa, un dribbling, il tiro fuori. Ed è una bella Ternana veramente. Dalla mezz'ora in poi, una Ternana travolgente. Squadra rosso-verde in vantaggio grazie a Borrello. Rilancio di Soviero, Cuccu. Non ci arriva Maurizzi,
palla fuori. La rimessa in gioco è per la formazione marchigiana. Lauretti. Intanto c'è un fallo su Mazzuzzi. Calcio di punizione per la Fermana. Lauretti. Il tocco è su Turcheschi. Clementini su di lui, però subentra Scoponi. Di Fabio, però è Baldari a recuperare la sfera. Cuccu, Clementini di prima verso Maurizzi, c'è Lauretti su di lui, Maurizzi, e spinge l'avversario. Punizione quindi per la Fermana. Maurizzi è anche stato già ammonito, quindi deve stare attento. Punizione già battuta dalla Fermana. Turcheschi lancia in avanti per Moschetta, fermato da Clementini, e vediamo che il direttore di gara concede la punizione alla squadra di Alessandrini. Vessella. Vessella respinge onorato di testa, poi Cuccu recupera però Di Matteo. Lauretti tenta addirittura il tiro, palla che va abbondantemente fuori. 3 minuti di recupero, intanto segnala il direttore di gara, il signor Gregoroni, i propri collaboratori e naturalmente alle due panchine. Tempo scaduto, 3 minuti di recupero abbiamo detto. Ternana in vantaggio per 1-0. Onorato respinge Pennacchietti, ma è Borrello che può subentrare in l'azione. Ancora Borrello, va a terra, questa volta non c'è fallo. Di Fabio, lo carica Cuccu, e è netto l'intervento falloso del centrocampista rossoverde. Punizione che sta per essere battuta da Lauretti. Onorato. Lauretti. A terra Di Matteo. Non c'è fallo. Baldari. Maurizzi cerca di dare a Costa, e c'è l'anticipo di Pennacchietti. Poi ancora a centrocampo Cuccu che recupera bene. Cuccu ancora si libera con una finezza da Borrello. Borrello ancora in posizione alla sinistra, converge, dà in area per Maurizzi, cerca di girarsi Maurizzi, va a terra. Niente da fare. E intanto va in contropiede la Fermana, ma Baldari chiude bene su Scoponi. Clementini, Baldari, Costa, non si chiude il triangolo. Costa vuole portare il pallone, lo dà Clementini. Clementini ancora per Borrello, senz'altro il migliore della formazione rossoverde, speriamo che tenga fino alla fine. Roberto Borrello che tenta il tiro. Cuccu sposta su Baldari, Maurizzi, ma non c'è nessuno pronto alle sue spalle. Naufraga quindi questa possibilità per la Ternana, questa manovra d'attacco piuttosto elaborata, mentre Soviero invita la calma ai suoi. Siamo negli attimi di recupero di questo primo tempo. La Ternana in vantaggio per 1-0, risultato che qualifica la Fermana, ma sicuramente la squadra di Pierini ha fatto vedere di poter senz'altro riuscire a ribaltare la situazione sfavorevole maturata 7 giorni fa al Conero di Ancona. Ternana che chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo. Il gol segnato da Borrello, ricordiamo, al 41esimo
Azione di contropiede bene orchestrata con Maurizzi. Borello che si è presentato solo davanti a Soviero, infilandolo in uscita. Soviero comunque decisivo nelle precedenti occasioni, nelle parate su Maurizzi e Cucco al 32esimo e al 33esimo ancora su Borello, mentre al 30esimo è stato Maurizzi a fallire una clamorosa occasione, così come al secondo Clementini solo di testa aveva mandato il pallone alto. 1-0 per la Ternana, ci risentiamo per il secondo tempo di Ternana-Fermana con la squadra ospite che sta muovendo il calcio d'avvio. La formazione rosso-verde è in vantaggio per una rete a zero. Gol, lo ricordiamo, al 41esimo siglato da Roberto Borello. Ternana quindi che dovrà cercare il secondo gol senza subirne alcuno per passare allo spareggio decisivo per la promozione in C1. Tanto Gianmaria va a rilancio, non mi sembra ci siano cambi nella formazione rosso-verde. Intanto Cuccu lancia a destra per Clementini. Clementini scoponi su di lui, cerca di saltarlo Clementini, ancora in possesso di palla, dà indietro a Baldari. Maurizzi adesso chiama l'azione Marzan, il lancio è verso Borrello, la respinta però è di Moscetta. Ancora Moscetta, deve dare all'indietro intanto a Soviero. Ternana che è in campo, lo ricordiamo, con Musarra, Marzan e Orsini, Cucu, Gianmaria, Norato, Clementini, Baldari, Costa, Borrello, Maurizzi. Tanto Cucu recupera il pallone dopo che c'è stato un fallo su Baldari. Rilancio di Marzan su Maurizzi. Il pallone è troppo angolato, termina fuori. Rimessa in gioco per la Fermana. Piuttosto rinunciataria la formazione di Alessandrini, evidentemente atteggiamento dettato dal vantaggio di 2-0 maturato al Conero di Ancona. Punizione intanto per la squadra di Alessandrini, Di Fabio, Vessella, il fallo di Baldari, punizione su Di Fabio. Recupera però Cuccu molto bene, buona la sua partita. Baldari che avanza ancora da Maurizzi, anticipato di un soffio da Turcheschi. Poi Clementini che commette fallo su Vessella. E vediamo che il direttore di gara concede la punizione per la Fermana. Fallo di Clementini su Vessella. Se la cava comunque Clementini, non viene ammonito. Ricordiamo, nel primo tempo cartellino giallo è toccato a Marzan e Maurizzi. Nessun giocatore invece della Fermana, è finito sul taccuino del signor Gregoroni. In panchina con Pierini, il secondo portiere Tommasi, Ferri, Gazzani, Silvestri e Giovannini. Dovrebbe essere Ferri che... Sì, è Ferri che si alza dalla panchina insieme a Gazzani per il riscaldamento. Intanto Protti viene fermato da Cuccu. Borrello può dare a Costa. Costa ancora verso Borrello. C'è Maurizzi solo. Maurizzi, parata di Soviero. Parata di Soviero ancora, peccato. Clementini insiste. Clementini, Baldari tenta il tiro fuori. E ancora al secondo minuto, come era accaduto nel primo tempo, secondo minuto della ripresa, Maurizzi solo davanti a Soviero, la parata, l'azione era stata orchestrata da Borrello e Costa. Un vero peccato perché Maurizzi meriterebbe senz'altro il gol, generosissimo come sempre. Ternana comunque vicinissima al raddoppio dopo una bella azione Borrello-Costa, Borrello-Maurizzi, solo davanti a Soviero. La parata del portiere La Fermana, poi il tiro susseguente di Baldari è terminato al lato.
Maurizi, Borrello, Borrello salta bene l'avversario, resiste una carica, ancora in area di rigore, mette per Costa la rovesciata, non gli riesce e forse avrebbe potuto provare in una maniera più semplice. Al secondo minuto della ripresa, Ternana vicinissima, a un passo dalla finale, e Maurizi ha scaricato il suo tiro addosso a Soviero in uscita, ancora decisivo il portiere della Fermana. Intanto c'è questo rilancio verso Maurizi e fallo, viene fischiato il fallo a Maurizi, calcio di punizione quindi per la Fermana. Soviero è pronta a calciare, Vessella, Clementini recupera bene il pallone, ancora va in dribbling aereo, Clementini accelera ancora da Costa, Costa cerca di ritornare il pallone a Clementini, non vi riesce, poi c'è il fallo ancora di Costa, calcio di punizione per la Fermana. Intanto Costa nel tentativo di recuperare palla ed è una Ternana travolgente. Alessandrini comunque non sembra orientato a cambiare, ha comunque in panchina un 77 Furiani, un 76 Corsi, il numero 13 Bettella che rientra dopo lungo infortunio e l'attaccante Lunerti, quindi non ha molte frecce al suo arco per tentare dei cambiamenti in corsa. Soviero, un colpo di testa di Orsini, palla fuori, rimessa in gioco per la Fermana, Lauretti, Protti, e chiude bene Onorato che subisce anche il fallo, fallo di Protti. Batte Orsini intanto che tocca su Baldari, Marzan, Clementini cerca di partire ancora una volta sul settore di destra, tocca indietro questa volta per Marzan, Gianmaria osserva il piazzamento dei compagni, siamo al sesto della ripresa, sempre 1-0 per la Ternana, chiuso fra due uomini, Costa va a terra, si prosegue, Vessella, si libera bene Vessella e questa volta il direttore di gara concede la punizione, punizione battuta dallo stesso Vessella, molto lunga e Protti non può arrivarci, rimessa quindi per la Ternana, Musar per Marzan, Gianmaria, Onorato, lancio verso Maurizi, lo ferma Lauretti, Baldari, Marzan, Baldari centrale, può cercare il corridoio, Maurizi la sponda su Borrello, Orsini sul settore di sinistra, potrebbe combinare con Borrello, Borrello azione solitaria, va al cross, c'è una deviazione, poi recupera Soviero, rinvio del portiere della Fermana, il colpo di testa di Gianmaria, poi recupera Cuccu, Orsini, può ripartire ancora la Ternana con Orsini, andare al traversone, chiede palla Maurizi, il colpo di testa verso Costa e forse c'è un tocco con la mano da parte di Turcheschi, il rilancio della Fermana è in fallo laterale, Fermana rinunciataria, mentre si continua a protestare per l'intervento di Turcheschi, Borrello, Clementini, sbaglia il tocco Clementini, Protti,
poi Vessella, su di lui Baldari, calcio di punizione. Punizione già battuta, attenzione, nella posizione comunque non era regolare, l'arbitro fa proseguire. Intanto Onorato spazza via, Maurizzi, Borrello può partire in contropiede, salta Turcheschi, Costa, entra in area, ancora Costa, si libera l'avversario, Maurizzi, poi Cucu, e niente da fare, sfortunata nell'occasione la Ternana, bellissima l'occasione propiziata ancora da Borrello. Onorato intanto aggira Protti, Baldari, e gioca meglio la Ternana, gioca benissimo il lancio di Orsini per Costa, tentativo di cross, Lauretti all'indietro, Soviero con i piedi nella zona di Onorato e poi Baldari che può allargare il pallone invece per Clementini, Di Fabio, palla fuori e sembra piuttosto in crisi la Fermana. Baldari, Cucu, ancora Cucu, Maurizzi, Clementini, Costa e fa proseguire l'arbitro, non ci piace la direzione di Gregoroni, non ci piace davvero. Onorato ha chiuso bene su Protti, Baldari, attenzione al fuorigioco, il passaggio è su Maurizzi, il rimpallo favorisce Clementini, può allargare Clementini su Marzan, palla dentro ancora verso Maurizzi, di petto, recupera bene il pallone, due su di lui, deve girarsi Maurizzi ancora, ma ci sono troppi avversari su di lui, alla fine Turcheschi rinvia, tocca Protti, ma esiste in campo una sola squadra e la Ternana, speriamo riesca a coronare l'inseguimento dopo questo grande lavoro. Intanto Marzan in posizione della destra, ancora Marzan, il cross di sinistro, Maurizzi e poi Soviero anticipa Costa. Lauretti, Di Matteo, ancora Di Matteo, Mazzuzzi velocissimo, attenzione, il cross è Onorato, riesce a deviare in calcio d'angolo. 3-2 il conto dei corner in favore della Ternana. Ora la squadra di Alessandrini si prepara a battere il calcio d'angolo alla sinistra di Musarra. È Vessella pronto a calciare. Vessella, il cross, attenzione, la traversa della Fermana, traversa di Mazzuzzi all'undicesimo del secondo tempo, traversa colpita di testa, ci sembra, da Mazzuzzi. Colpo di testa che è finito sulla traversa ed è la prima vera occasione della Fermana. Intanto Gianmaria dà questo pallone per Onorato, Borrello fra tre avversari, Mazzuzzi concede spazio a Onorato, Protti, Gianmaria lo ferma e poi spazza Marzan, Costa riesce a dare a Borrello, 3 contro 3, c'è Clementini largo, palla per Orsini, il cross, esce Soviero e non c'è nessuno al limite, peccato perché c'era anche Clementini in posizione buona sulla destra, Borrello non se n'è accorto e ancora una punizione che viene comandata in favore della Fermana a centrocampo. Vessella,
Permana vicinissima al gol, lo ricordiamo con Mazzuzzi, ancora Mazzuzzi che va via a Gianmaria, palla sul fondo, vediamo la decisione del direttore di gara. Tanto ci sono le proteste di Protti, calcio di punizione che viene comandata in favore della Fermana. Ci avviciniamo al quarto d'ora, primo quarto d'ora della ripresa. Sempre 1-0 per la Ternana. Vessella e Protti, il tiro di Protti sull'esterno della rete. Palla sul fondo, quindi calciata direttamente da Protti. Può andare quindi Marzan a calciare a beneficio di Onorato. Rinvio di Fabio. Gianmaria aggancia bene, si propone in avanti, passaggio su Borrello, la spinta di Di Fabio e questa volta ancora il direttore di gara non la concede alla Ternana ma la concede alla squadra avversaria. Signor Gregoroni sta sfidando la pazienza dei tifosi rossoverdi e anche ovviamente quella dei giocatori della Ternana. Intanto riparte Clementini, chiede palla a Maurizi, la riceve e viene anticipato. Riparte Moscetta sulla sinistra per la Fermana. Salta Clementini, Moscetta dà a Protti, attenzione, Protti fermato da Baldari. Riparte Baldari, Borrello. La spinta anche questa volta piuttosto netta di Di Matteo, lascia correre l'arbitro, attenzione però ancora Protti in aria, il tiro e la parata di Musarra, troppo spazio però, troppo spazio alla Fermana e troppo spazio a Protti. Intanto riparte la Ternana. Costa riesce a dare a Borrello, Borrello al limite dell'area, Cuccu entra in area di rigore, si è allungato la sfera, ha toccato poi Di Matteo, rimessa in gioco per la Ternana. Orsini mette a terra, si prepara per il cross, lo effettua, Maurizi sfiora, non ci arriva Costa e poi è Clementini ancora a ricorrere al tentativo di dribbling, il passaggio su Baldari, dentro per Borrello, Borrello lotta con l'avversario, riesce a crossare e c'è la respinta con Soviero battuto, bravissimo Borrello, ha resistito anche a una carica. Rimessa laterale intanto per la Ternana, ancora Borrello, Borrello il cross, Maurizi, poi c'è Costa, il pallone per Costa, rimette dentro Costa, attraversa Clementini, gol di Clementini, 2-0, ha segnato Clementini, gol di Clementini, 2-0, raddoppio dopo la traversa di Costa, traversa di Costa e Clementini mette in gol. Due a zero per la Ternana, ha segnato Clementini, traversa colpita da Costa in rovesciata, pallone era andato a scavalcare il portiere Soviero. Intanto Marzan
C'è intervento falloso da parte della squadra di Alessandrini. Ternana in vantaggio per 2-0 e il risultato che qualifica la formazione rossoverde, perché ricordiamo ancora con l'identico punteggio è la squadra meglio piazzata in classifica. Ternana è arrivata terza, la Fermana quarta, a passare allo spareggio decisivo. Ternana 2, Fermana 0. Adesso bisogna serrare bene le fila. Intanto c'è la sostituzione. Entra Gazzani ed esce proprio Clementini, l'autore del gol. 21esimo del secondo tempo. Gazzani per Clementini. Applausi per Clementini. Applausi per Clementini, 2-0 per la formazione rossoverde. Tanto c'è il fallo di Costa, che ricordiamo ha propiziato con una grandissima rovesciata il gol di Clementini. Pallone andato a colpire la traversa, sulla ricaduta è stato bravissimo Clementini. Intanto c'è rimessa dal fondo in favore della Ternana. Gregoroni va a redarguire Musarra, che si scusa con il direttore di gara. Intanto c'è il rinvio di Marzan. Costa, Maurizi, il fallo su Maurizi. Calcio di punizione quindi per la Ternana, con Maurizi che rimane a terra. Vediamo il direttore di gara che decide per la barella. Ora Protti si affanna presso il signor Gregoroni per chiedere di recuperare. Ternana in vantaggio per 2-0, 41esimo del primo tempo Borrello, 19esimo la ripresa Clementini. Grande tifo sugli spalti, tifosi rossoverdi che sono accorsi veramente numerosi nonostante la sconfitta di Ancona. E Maurizi che viene portato fuori in barella. Terni 227 604 e Terni 226 715. Grazie. Ternana con un uomo in meno. È fuori Maurizi che comunque si rialza. Orsini. Cucu rilancia per Borrello. Borrello cerca di liberarsi di Pennacchietti, forse il difensore ha commesso fallo e puntualmente poi il signor Gregoroni ravvisa l'intervento falloso di Orsini. Ternana 2, Fermana 0. Onorato di testa, poi Gianmaria che spedisce il pallone fuori. Contro sole il giocatore rossoverde non ha potuto rischiare, ha spedito il pallone direttamente in fallo laterale. Venticinquesimo, intanto Mazzuzzi cerca di sfuggire a Gianmaria e c'è un battibecco, vediamo ancora tra Protti e Gianmaria. Non bisogna cadere in provocazioni, intanto c'è un fallo su Vessella. Mazzuzzi, poi Gazzani, Baldari, Marzan,
poi Vessella attaccato da Gazzani, ancora Gazzani, ma c'è punizione, ancora intervento del signor Gregoroni. Si scaldano gli animi, la Fermana non ci sta e vediamo che viene ammonito Costa e Moschetta. Costa e Moschetta ammoniti, 4 gli ammoniti finora: Marzan, Costa e Maurizio della Ternana, Moschetta della Fermana. Fermana che tenta ora il tutto per tutto con il 2-0 in casa della Ternana eliminata. Punizione battuta da Vessella, Onorato respinge Orsini, poi Di Fabio rimette dentro, c'è il tocco di un difensore rossoverde, calcio d'angolo, 3-3 il conto dei corner, 3-3 il conto dei corner. E può andare Vessella adesso a battere. Musarra, c'è il fallo su di lui, aveva perso infatti il pallone il portiere della Ternana e si è ripreso intanto Musarra. C'è la punizione che viene calciata da Marzan. Borrello, 27esimo della ripresa, 2-0 per la Ternana. Intanto viene servito Gazzani, il tocco all'indietro è per Baldari verso Maurizi, Maurizi ancora riesce a dare in qualche modo a Gazzani, Gazzani indirizza questo pallone verso il centro dell'area, non riesce però a dare il necessario effetto a rientrare, quindi pallone che termina sul fondo, mentre Alessandrini tenta la carta Lunerti. Di Fabio, Scoponi, Gazzani in anticipo, Baldari, Costa, in appoggio Gazzani, c'è Maurizi che ferma il pallone da Costa in posizione della destra lungo l'out. Costa riesce a dare a Borrello, Borrello può tentare l'uno contro uno, vi riesce Borrello, azione solitaria, ancora Borrello, e peccato non c'era nessuno in mezzo. Intanto però ancora Gazzani in possesso del pallone, Gazzani, Cucu, Cucu si gira, cerca la percussione, non ci riesce, non riesce a penetrare Cucu. Lauretti, Gianmaria, intanto c'è il fuorigioco di Protti ed ecco Lunerti pronto a entrare in campo al posto di Di Matteo al 29esimo del secondo tempo. Vecchio lupo delle aree di rigore, Lunerti prende il posto del tornante Di Matteo. Ricordiamo Ternana in vantaggio per 2-0, deve cercare di tenere lontano il pallone dalla zona di Musarra. Soviero intanto ha recuperato, Lauretti, non bisogna mollare ora, Baldari, rimessa per la Ternana, ha toccato per ultimo un giocatore in maglia blu. Intanto è Orsini che sale a battere la rimessa, Orsini lungo verso Costa, Costa ancora, Costa riesce a dare a Borrello, Borrello e viene anticipato Maurizi, Gazzani poi di testa, Baldari all'indietro per Gianmaria, Musarra e poi Orsini manda in fallo laterale, mezzo pasticcio però per la Ternana che regala il pallone agli avversari, allarga Vessella, attenzione adesso su Moschetta, pallone in area per Lunerti e poi Cucu che cerca di portar via il pallone
dall'area di rigore della Ternana, e riesce ma manda la sfera fuori. Mezz'ora del secondo tempo, Ternana 2 Fermana 0, Ternana nello spareggio. Va a battere Lauretti e c'è fallo di Onorato su Lunerti. Ancora il signor Gregoroni protagonista, va a concedere questa punizione. Palla per Vessella, Protti fuori dell'area, cerca di allargare, Cuccu che rinvia, poi colpo di testa di Di Fabio, Gianmaria e Borrello non può arrivarci. Mentre un giocatore della Fermana nel tentativo di recuperare la palla è andato a battere la testa sulla panchina. Scoponi, e c'è poi questo rimpallo dal quale scaturisce una rimessa dal fondo in favore della Ternana, mentre sta per entrare Silvestri. Entra Silvestri ed esce Gianmaria al 31esimo del secondo tempo. Silvestri va a rilevare Gianmaria. Ancora una sostituzione a disposizione per Pierini, Giovannini o Ferri. Canto Costa riesce a dare a Maurizi che lancia per Borrello, posizione regolare di Borrello, c'è Costa al centro, Borrello si ferma per Gazzani che riesce in qualche modo a toccare, ma recupera Soviero. Grandissimo ancora Borrello. Marzan intanto con calma, è solo Cuccu, riceve senz'altro uno dei migliori Cuccu. Baldari, salta l'avversario anche Baldari, poi Gazzani e finisce con regalare la palla per Mazzuzzi. Protti, attenzione, uno contro uno con Marzan, il tiro e la parata di Musarra. Ci mette una pezza Musarra, che riesce a deviare al 32esimo del secondo tempo. Tiro di Protti, deviazione di Musarra, grandissima parata di Musarra che salva il risultato. 2-0, punteggio a favore della Ternana che ha recuperato lo svantaggio maturato 7 giorni fa a Del Conero. Vessella, basso, Cuccu spazza ma sui piedi di Fabio, attenzione Scoponi, poi fortunatamente sbaglia Maurizi, c'è un fallo su Maurizi. Calcio di punizione quindi per la Ternana. Si rialza Maurizi, bisogna giocare con calma. Intanto Silvestri è andato a piazzarsi su Lunerti. Baldari, Silvestri, Gazzani è libero sulla destra. Scatta intanto Costa, posizione regolare, Costa aggancia, palla che si impenna, Costa, poi Baldari, il tiro ribattuto, ancora Baldari, peccato Costa si è fermato, poi ancora nell'area di rigore, si lotta nell'area di rigore della Fermana, Gazzani ancora, riesce sulla destra a trovare un varco ma si porta il pallone fuori, lotta Gazzani. Rimessa in gioco per la Fermana. Turcheschi, il lancio lungo, Silvestri di testa, Maurizi, attenzione alle spalle, Maurizi alza il pallone, poi Pennacchietti,
Di Fabio, intercetta Cuccu, Baldari, Silvestri, Orsini lancia lungo per Costa e in anticipo Soviero. Lancio in avanti di Moschetta nella zona di Orsini, che rinvia con il destro, non è il suo piede. Gazzani però di testa riesce a allungare per Maurizi. Grande lavoro anche di raccordo fra centrocampo e attacco, è stanchissimo Maurizi. Ha sciupato due occasionissime, due grandi occasioni gol. È stato generosissimo come sempre. Intanto Alessandrini tenta la carta Bettella, che sta per entrare sul terreno di gioco. Attenzione, c'è un centimetro da spostare la macchina. Non pressa più a centrocampo la Ternana. Intanto Cuccu commette fallo, c'è punizione per la Fermana, ma seconda sostituzione per